Ciao ragazzi, ben ritrovati da Andrelink e bentornati su Miitopia dopo una lunghissima pausa. Sì, anche qui purtroppo mi sono preso una lunga pausa per gli stessi motivi di Yu-Gi-Oh! Ma ci aspetta l'ultimo baluardo prima di poter affrontare il Granduca del Male, ovvero Grattanuvole. Il maestoso palazzo del Granduca. È così, è questo il Grattanuvole. Il Granduca del Male deve essere qui. C'è solo un problema. Oh, la porta è chiusa. Quattro fori, non sarà che ci tocca correre di nuovo in lungo e largo per recuperare dei gioielli? Ok, rimbocchiamoci le maniche. Raccogli informazioni e viaggia là. Mi sembrava infatti un po' troppo veloce, tipo appare il grattacielo, grattanuvole, andiamo subito ad affrontarlo. No. Poi ci saranno anche altri nemici all'interno del grattanuvole. Spero ci sia un'altra missione con Dante e l'esploratore, anche perché quando ho detto che volevo livellare in un punto preciso del gioco, sono uscito dalla mappa e non ci sono più potuto rientrare. Che bello. Ho perso tipo migliaia di punti esperienza. C'è fata minore Bubbles però. Sempre la stessa roba, ogni giorno insalata. Vabbè, fa bene. Ne ho la nausea. È troppo chiedere un dolcetto ogni tanto? Oh, salve. Ho un'informazione che potrebbe interessarti. Pare che da qualche parte, Rutna, si nasconda un dolce dal sapore leggendario. Io parto alla sua ricerca, vuoi venire con me? Ok. Andiamo con Bubbles a prendere questo dolce leggendario, allora? Speriamo che sia un dolce di quelli che servono per la quest. Ah no, non era. Vabbè, non importa. Facciamo una missione in più, tanto taglio tutto io, lo sapete oramai che le cose meno importanti le taglio. Oh, un nuovo punto si apre in Rutna. Bello. Aha. Ma stavolta mi sa che faccio tutta quanta la mappa, perché una volta finita la missione, se si chiude, non è una bella cosa. Tra l'altro servirà anche per livellare gli altri personaggi che ho a livello 17, che dovrebbero essere solo uno. Che poi, se non sbaglio, è proprio KFC che è a livello 17, gli altri 18 in su. Il mio personaggio ovviamente è al 22 perché, vabbè, il personaggio principale in genere si allena sempre un pelo di più. Poi ragazzi, ovviamente più personaggi scalano il livello, più vengono sostituiti a giro in modo da avere una squadra uniforme. E attenzione, qui abbiamo la cosa più bella mai vista. Guarda che tipo. Un attimo, c'è un odore come di dolce. Ah, quel mostro è il dolcetto che cerco. Dammelo subito. Ma dammelo, per favore, anche fosse, Bubbles, sei una... Ma tre? Ok, partiamo con l'attacco del cavallo, allora. Effetti sbalorditivi a seconda della classe. Vai, prego, tutti e tre. Let's go! Non credo che basti, neanche per uno, però... Beh, 160 è buono. Ci mancherebbe anche... Ho sgraffignato diaboliteine. Un altro? Ah, l'altro non ce l'aveva? Che taccagno. Ayumi, che guardi? Ah, e beh, Bubbles pure fa dei danni mostruosi. Anche il B si mette a ballare? Ayumi, tesoro, è buonetta, dai. Perfetto. Allora, i demoni stanno ancora ballando. Ayumi si è ripresa, quindi la rimettiamo in campo. Ma quanto sono duri sti cosi. Oh, uno, il primo che cade. Oh, e allora, oh, un altro che se ne va finalmente. Oh, sì, gran bel lavoro, grazie. Mo chi si arracchi, si inguaglia, si inguagliasse, a me non mi interessa. A me non mi, però, un attacco, basta un attacco. Uno che sia uno. Due, per il potere del pollo. Ovviamente KFC è il suo credo di battaglia. A posto così, cavoli. Ah, però quasi 5000 punti. Buono. Le diaboliteine, quelle saranno interessanti a provare. E questo è il loro famoso dolcetto. Un assaggino non può far male. Che sapore di vino. Gnam gnam gnam. Gnam. È così buono. Ma
Non sarebbe giusto tenere questa delizia tutta per me. Non di valore io. Ne darò un po' anche a te. Ecco, prendi. Torta diabolica, ma l'ho trovata prima, questa rara. Ci si vede. Tutto per un po' di dolce. Però ragazzi, quei 4500 rotti punti, beh, sono stati buoni. Ora però facciamo davvero la missione che serve, perché sennò non ne esco più. Chi è lui? Ok, lui è una chiave. Lockred. Oh mamma, hai un minutino per me? Vedi, si tratta del mio migliore amico, Birillo. Un giorno è venuto a casa con un gioiello dall'area sinistra. L'ho sgridato e gli ho detto di riportarlo là dove l'aveva trovato. Ma si è spaventato ed è scappato via. Ora sono in pensiero. Non è che mi dovreste cercare Birillo? A Strambonia. Ah, la parte che forse non abbiamo potuto visitare prima. Perché appunto serviva per la missione dei gioielli. Allora ci mettiamo in marcia? Ma certo! E certo che sì, caro. L'ho aperta tutta. Esatto, la parte che mancava. Bene, bene. Ma prima... che ragazzo... Ragazzo, questo danno un bel po' di soldini. Con un gioco di teletrasporti, eccoci qua. Tutta un'altra area, wow. Non vedo l'ora. Via angoscia, nani? In effetti mette l'angoscia a vederla. Mi ricorda su Emissario del Subspazio quando arriviamo nel mondo di porchi. Fantasmaglio. Che figata. Vortice di lame. Eccolo qui. Mazzu. Oh, wow, 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 wow. Cacca. Vabbè, però. KFC, che diavolo. Vabbè, però. Sì, però. Certo che uno non può fare una cosa e qui si mettono a piangere. Senti un po'. Mica va tanto bene. Ok, comunque si attaccano. Vabbè. Ah, ok, tanto a posto. Vai. Un attacco solo e piange quasi sicuro, quindi. Pesante, sarà molto pesante. Però vabbè. Alla fine. Nuovi punti di teletrasporto. Mi sa che sono quelli che ci interessano. Se vediamo la mappa mi sa proprio di sì. Salve. Mister Mago del Quiz, Domenico. Non mister, è mago. È mister. Vabbè, mi sbaglio sempre. Mischia forzieri, what? Non va a vedere, questo mi piace. Sì, sì, mi piace provare a indovinare un po' le forziere. Viene nascosto il tesoro. Sperando che siano monete e non... banane o caramelle. Beh, l'ho visto, sai. Beh, ovvio. Sono attento io. Ho l'occhio buono. Anche l'altro buono. Tutti e due buoni. Tre tagliandi di gioco. Andiamo qui e riemergiamo. Bellissimo qui dentro. Con altri due punti di warp, tra l'altro. Che bello. A questo punto io opterei per... di qua. Mi sa che di qua devo prendere l'altra strada e poi si può scendere. Quindi vado qui. E beh, è giusto. Eh sì, è giusto. Tanto qui posso esplorare anche per conto mio. Tanto non serve ai fini della trama che io vi faccia vedere proprio tutto per filo e per segno. Dovrei farlo se dovessi fare un 100% walkthrough. Però non è questo il caso. Eccoci qua. Brillo, dove sei? Dobbiamo tornare a casa. Ah, immagino che non sia da queste parti. Eh? Wow! Ah, gli ho fregato a lui? Eh no! Come grrr! Ma così, di botto! Ma... ah, ma il cane Birillo! E il moccio di Birillo diventa... un nemico. Va bene. Ma colpo fantasma, dai, iniziamo! Boia! Che danni che le abbiamo fatto. Che fa? Ma ha recuperato tutta quanta la salute.
E non va bene così, scusa. Ipona, io... Pepiere. Ora ti faccio vedere io come funziona. Perché non ha capito fantasmacucciolo lì, come si chiama. Ipona, sei pronta? Fantasmucciolo Locred, vai. Fantasmucciolo, perché cucciolo, mocciolo. Ah, hai capito. 193, bomba. Yeah. Ho rubato Panincanè. Ma perché Panincanè? E poi anche forse Pancanè. Viene meglio la gag. Che male che fa. Anche perché Alam ha pochi punti salute, tra l'altro. Eh sì. Ottimo. Allora, chi tocca? A me. Abilità magia. Colpo fantasma. Certo, però che ci sta prendendo le mazzate, ma niente, eh. Pochi danni. Maxi arma, perfetto. Vai. Niente proprio. Anche qui mi sa che abbiamo debolezze e resistenze con i nemici, sicuramente. Stai bene, Alam? Ok, sì. Sei così premurosa. Eh certo, vera simpatia. Vai, Borghese, grande, tutti insieme. Ancora, ancora Ipona? Va bene, Ipona, va bene. Ti accontento, carissima Ipona. Ancora una volta. A cavallo. Donato non si guarda in bocca, perché si guarda di lato per vedere se c'è il nemico. Bello. Quando arriveremo a 200 danni a botta. Posso fare meglio? Vai, Alam! Grandissima. Grande anche tu. Però se ricarica 100 punti vita. È come se non avessi subito un attacco. Ma sai l'affinità? E che imparano? Vera simpatia. Sacrificio. Sei buono. Ho quasi finito la PPR PM. Ma chi si vuol raccontare? Ancora colpo fantasma. Non lo finiamo. Ma il prossimo attacco. Vai, Alam. Yes. 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 Ecco fatto. Grazie, miau. Grazie, miau. Ottimo, ottimo. Tra l'altro, ragazzi, a breve vedrete la squadra dei Power Ranger, eh. A molto breve. Ah, anche lui c'è la tuta dei Power Ranger. Vuoi venire in squadra con noi? Pur. Che avventura. Almeno abbiamo ritrovato Birillo sano e salvo. Senti, già che ci siamo, non è che potrei avere quel gioiello? Oh, sì, certo, ecco a te. Gioiello occhio destro. Grazie ancora dell'aiuto. Forza, Birillo, si torna a casa. Ma puntava il... Vabbè. Come gli pare. È padrone della sua vita. Il Granduca del Mare si trova nel grattanuvole, vero? E questo è uno dei gioielli che permette di aprire la porta d'ingresso. Dobbiamo trovare gli altri, costi quel che costi. Boh, non lo so. Così potremo salire in cima a grattanuvole e dare una bella lezione al Granduca del Male. Oltre a salvare l'eremita errante, ben inteso. Resisti, Aslofar! Stiamo arrivando! Aslofar è un nome da eremita. Non so come mi è venuto in mente quello guizzo di genio. Però ragazzi, l'episodio di oggi termina qui. Nel prossimo andremo a recuperare un altro gioiello e magari... ne recuperiamo due. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari fateci un pensierino. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.